ragazze, oggi voglio parlarvi di prodotti per le unghie. È da parecchio tempo che non faccio tipo una piccola review, eccetera. Quindi voglio parlare un pochettino di prodotti per le unghie. Voi lo sapete, sono amante un pochettino delle unghie molto, molto lunghe. A volte mi chiedete come fai a ottenere unghie lunghe, eccetera. Io tanto tempo fa, mi ricordo tipo periodi della scuola media, io mangiucchiavo anche le unghie, quindi avevo le unghie tutte mangiate. Poi mano a mano col tempo ho tolto il vizio e sono ricresciute, ora le mie unghie sono sempre molto lunghe. A volte uso degli indurenti, però mi rendo anche conto che non sono una di quelle persone che sta sempre con le mani nell'acqua, mi rendo conto invece di chi gestisce una casa, quindi magari sta sempre magari molto spesso con le mani in acqua. Capitato comunque anche a me, settimane, mesi, comunque facevo, quando vabbè io faccio le faccende nella mia stanza, ma sono cose che non è che stai sempre lì fissa, però mi rendevo conto che tipo quando facevo la cucina, lavavo i piatti tutta la settimana, eccetera, le unghie comunque si sfaldavano, però con un indurente si mantenevano sempre bene. Di solito utilizzo un indurente della Deborah e anche della Debbie, quindi ma con qualsiasi indurente mi sono sempre trovata bene, ecco. Vi voglio parlare di questo sito, perché è un sito che mi ha mandato dei prodotti già abbastanza tempo fa, è un sito che vende tutti i prodotti per le unghie. Voglio fare una piccola premessa, ma magari per chi questo video c'è entrata in questo momento e non mi conosce ancora, chi già mi segue già lo sa comunque un po' come sono fatta. Non è un video pubblicitario, anche perché voglio ringraziare la signora Francesca, che è la proprietaria del sito, che è una persona molto gentile e molto paziente, quindi ci tengo a dire questa cosa, è una persona davvero molto paziente e molto gentile, e ho avuto modo di parlarci, ecco. Non è solo assolutamente questo nel mio canale, troverete video pubblicitari, perché io stessa ho un negozio, non è che sto sempre a fare video e farvi vedere quando è che metto il negozio online, quindi a farvi vedere quando è che metto le ultime novità, le ultime cose. Infatti il mio sito, il mio canale, appunto la mia pagina Facebook del mio sito dove vendo gli accessori eccetera è sempre a parte, quindi anche sulla mia pagina, anche sul mio canale non metto quasi, cioè non metto mai, fino ad ora non ho mai visto tipo i vari aggiornamenti di quando prendo le nuove cose, quindi se non lo faccio per me stessa, figuriamoci magari se lo facessi con un secondo fine di soldi magari eccetera per altri siti. No, è un sito davvero molto bello, carino e completo. Infatti ci ho fatto svariati giri, anche una ragazza tempo fa, non so che cosa cercava per le unghie, tipo un porta, tipo quei porta, quelli di diciamo quelle strisciette per quelle ruote dove si appunto smettono, si aprono tutti gli smalti, certi dispenser, e infatti dissi va a fare un giro su questo sito, perché secondo me se non lo trovi qua non lo trovi da nessuna parte più, perché è davvero un sito molto completo. Allora faccio vedere i prodotti che a me hanno inviato. Sinceramente non vi ho fatto vedere un attimo il tutorial, perché guardo qua all'improvviso, perché per vedere se la mia videocamera mi abbandona, perché sto parlando da 3 ore, prima sto parlando 3 ore e la videocamera poco parla, in pratica parlavo da sola, quindi guarda un attimo per vedere se sta registrando, perché la tengo collegata al computer. In pratica vi faccio vedere il tutorial di questa nail art, tra virgolette, perché è una cosa molto semplice, un piccolo adesivo, però vi voglio parlare e farvi vedere magari le varie cose. Per chi se lo domandasse, magari, quello che indosso sulle labbra è la matita di Kiko, la numero 708, sto andando avanti tantissimo con le matite di Kiko, una cosa incredibile, perché a me piace l'effetto matte, quindi metto la matita su tutte le labbra, costano 2,50 euro, perché sono colori completi, ne ho trovato a uno tipo pesca corallo che è fantastica. Allora ragazzi, allora parto, faccio vedere, ad esempio mi è stato inviato questo smalto qui, che è della Sinful Color Professional, è davvero un colore molto bello, è un blu turchese che ha all'interno tutte pearlescenze, appunto sul turchese, verde smeraldo. Questo qui non l'ho utilizzato ancora perché sto aspettando un pochettino di più l'abbronzatura, perché secondo me questo colore qui con l'abbronzatura risalta in una maniera pazzesca. Quindi questo smalto qui, gli smalti della Sinful Color sono davvero molto belli, perché ne possiamo anche altri. Poi vi faccio vedere cose molto particolari, ci sono davvero cose molto particolari, tipo vi faccio vedere un attimino da vicino questi stampini. Ad esempio questi stampini di qua con la videocamera ci faccio un po' cillittico. Allora, ad esempio questi qui sono tutti adesivi per fare ad esempio la nail art, le ho parlato, e ho comprato anche svariati di quelli lì,
si chiamano quelle cose che si attaccano in pratica su tutta l'unghia, che ha fatto la Sephora, quegli adesivi, no? Che hanno fatto un po' tutti i marchi, però non mi piaceva quasi mai tipo come veniva appunto il leopardato. Invece questa qui, se guardate, è proprio una stampa leopardata fatta davvero molto bene. Quindi questa su una base beige, sono davvero carinissimi. Poi ad esempio c'è questo qui, non so dove mi ha, questo qui ho utilizzato le farfalline su tutti, sulle mie unghiette, ecco qui le farfalline. Mi sono piaciuti tanto questi qui, perché io di solito quando compro magari questi questi adesivi qui, no, se sentite un po' di rumore anche sottofondo il ventilatore perché fa un caldo che si schiappa, tipo questi qui di solito sono molto doppi, molto spessi, e quindi saltano subito dall'unghia, non si attaccano bene. Invece questi qui sono davvero sottilissimi in foglie, infatti si attaccano subito. Faccio vedere ad esempio, no? Ne attacco una così improvvisamente sull'unghia, tipo qua. Un attimo che l'attacco. Cioè, vedete? Si è attaccata subito e non sono di quelli lì doppi che saltano, che si impigliano i capelli dentro, che subito scappano. Sono davvero talmente sottili che subito si attaccano. E poi appunto ci sono questi qui con i vari stampini, tipo le rose, varie rose, le farfalline, che io non ho finite tutte. E poi ci sono ad esempio anche questi altri qui. Questi qui poi, questi qui ho detto no, li voglio conservare perché sono delle farfalline nere troppo belle, e poi non penso che si veda comunque dalla videocamera, ma hanno all'interno delle ali e alla fine due brillantini che sono davvero molto carini. Io poi, sapete, amo il monocolore, è raro che faccio una French eccetera, quindi questi qui su monocolore poi risultano molto di più. Poi ad esempio ho fatto vedere anche questi qui leopardati, poi ci sono tutte le svariate cose per fare tipo le nail art, tipo quelle lì con i peluche, tutte queste cose qui. Ad esempio questi qui sono, cioè, micro glitterini, polvere, no? Di micro glitterini. Questo qua io li ho utilizzati perché ce li ho io personalmente di altri colori. Questi qui ad esempio mettete anche uno smalto trasparente, ci pigiate il dito all'interno, viene una cosa molto carina. Io molto spesso non faccio tutto il dito, ma metto ad esempio un pochettino di smalto trasparente alla fine, no? Una lunetta come la French, ci puccio il dito all'interno e viene comunque la French brillantinata. Quindi molto carino anche questo qui. E poi queste perline qui, che queste qui le voglio utilizzare al più presto perché io non le ho trovate in giro, cioè le ho trovate tipo dai cinesi, cose così. Però non sono come queste qui. Queste qui sono quelle lì per fare la manicure, quella lì caviale, no? Però quelle lì, ad esempio, che ho utilizzato, che ho comprato dal cinese, erano troppo, le palline erano davvero troppo grosse, molto doppie. Invece qui, queste qui sono micro sferette, tutte piccoline, poi hanno tutte quante la stessa misura, quindi sono prodotti selezionati, prodotti carini. E poi l'ultimo che voglio farvi vedere è appunto questa striscetta così lunga, che spero si veda qui, che ha questa qui la potete utilizzare sempre come lunetta per il French eccetera, oppure obliqua. Ad esempio qui c'è con le stelline, poi c'è tipo il ricamo del pizzo, insomma una cosa molto carina. E sono come vi posso dire, sono sempre molto, vengono un effetto tipo tattoo, perché sono molto sottili, non sono quelle cose doppie, no, che saltano, che non si attaccano bene. Io tipo c'ho mia cugina che fa a volte, cioè che fa la ricostruzione delle unghie. Io non sono molto amante, cioè preferisco a volte l'unghia naturale, però ad esempio non si trovava bene perché queste cose qui sul gel, cioè, erano talmente tanto spesse che non poteva lavorare bene. Invece queste qui si attaccano proprio bene, non si impigliano niente. Come vi dicevo, davvero è un sito molto completo, mi è piaciuto tanto, quindi anche quando ho voglia di comprare qualcosa per le nail art, penso proprio che mi affiderò a questo sito, perché mi è piaciuto, devo dire che mi è piaciuto tanto, anche le microsferette, cioè sono tutti prodottini molto carini, no? Sono fatti bene, perché a volte anche io mi scocciavo di fare la manicure perché appunto veniva una cosa troppo spessa, troppo doppia, prodotti un po' scadenti, perché comunque non è che mi vado a spendere tanti soldi a volte per le unghie, perché io vado di monocolore e basta tante volte. Però queste cose qui, quando sono carine e facili da applicare, mi piace comunque rendere l'unghia un pochettino più armoniosa, più carina. Nulla ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia dato comunque un
un piccolo, vi ho dato un piccolo consiglio, ecco, magari di quelle che sono le mie più svariate opinioni. Una cosa che, se tu dici qual è la cosa che ti ha colpito di più, mi ha colpito questo qui con la nail art leopardata, perché molte volte sono un po', no, mi piacciono le cose molto vistose, molto accentuate, quindi questa qui è stata tra i prodotti, è la mia preferita, ecco, anche tu dici non l'ho utilizzata, però vabbè, sono solo sticker per dirvi la trama, è la mia preferita. Questo era tutto, ragazze. Ah, ve l'ho detto, è che la matita sulle labbra, quella lì di Vicola, se... non voglio dirvi che cazzate, è la numero 708. Quindi nella, ragazze, vi mando un bacione, ringrazio comunque Unghie Mania proprio per questi prodotti e per avermi dato modo comunque di magari darvi un consiglio e potervene parlare in modo libero, sempre in modo libero e spassionato di quella che è appunto la mia personale idea. Io vi mando un bacione, spero di vedervi presto, so che vi è piaciuto tantissimo il mio preparo con voi, quindi da oggi in poi ne faremo altri insieme, ci divertiremo un po' insieme. Io ora, quando faccio un video, a te mi dite, eri la vera Fatima in quel video, insomma, quando mi preparo, eccetera, vado di fretta, esce il mio dialetto napoletano e molto più delle volte, la mia euforia, però a volte quando faccio video cerco di trattenermi, di fare la persona un pochettino più sistemata, parlare correttamente, eccetera, eccetera, eccetera. Quante chiacchiere, vi ho fatto una capa tanta così, vi mando un bacione forte, 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 io e voi ci vediamo al prossimo video.